Cari amici di Total Photoshop, ma soprattutto cari fans delle immagini in movimento, non ho deciso di cambiare mestiere e fare l'acrobata sulle BMX, tipo quello lì di Striscia la Notizia che fa bombazza. Non mi ricordo neanche come si chiama, talmente tanto guardo la televisione. Comunque, quello che voglio farvi vedere questa settimana è un effetto tanto semplice quanto di impatto. Abbiamo visto le scorse settimane come lavorare con le luci, le correzioni colori, un delirio nello spiegarvi quelle cose lì, perché mi sono tirato giù anche degli appunti infiniti. Mentre sta settimana una roba veloce veloce ma molto molto figa. Allora, becchiamoci sto fanciullo che se la spassa sulla sua bella BMX e mi fa questo bel salto girando su se stesso, andando all'indietro. Se lo faccio io mi schianto, mi ricoverano per 7 mesi in ospedale. Allora, chiappiamo la nostra bella sorgente, che è un file scaricato da iStock, lo importo all'interno della timeline e modifico le impostazioni come quelle della sequenza, cioè come quelle del video che stiamo vedendo, che è un file a 1280x720. Modifica impostazioni, non mostra niente. Infatti, se vado qua a cliccare sopra il file sul pannellino qua in alto, vediamo che è un 1280x720, mentre la precedente sequenza era 1920x1080, per cui vedete come sia semplice anche modificare le impostazioni di timeline. Ok, la peppa, cosa è successo? Ho schiacciato un meno solo, è successo un casino. Allora, vedete questo tizio che se la salta, se la gioca, se la suona e se la canta. Andiamo a vedere come funziona il tempo di posterizzazione, che non vuol dire che è arrivato il momento di posterizzare qualcosa, ma si chiama proprio così l'effetto. Quindi io vado a cercare poster all'interno della casellina di ricerca e mi vengono fuori due effetti. Posterizza, che non c'entra niente perché va a lavorare sull'immagine in quanto va a posterizzare l'immagine, cioè va a lavorare sui pixel dell'immagine, mentre quello che ci interessa a noi è il tempo di posterizzazione. Prendiamolo, trasciniamolo sulla clip e andiamo a vedere cosa succede nel pannello controllo effetti. C'è solo questa possibilità di cambiare la frequenza fotogrammi, cioè il tempo di posterizzazione ci fa modificare la frequenza dei fotogrammi di una clip, che se io lo lascio a 24 secondi non è che cambia molto, a parte che ogni tanto c'è un saltino e questo francamente me ne frega poco. La cosa bella è che se io questo numerino lo vado ad abbassare drasticamente a un terzo, e quindi diviso 3 fa 8, e decido che la frequenza di fotogrammi deve essere a 8 fotogrammi al secondo, il mio video va a scatti, ed è un tipico effetto anni 80 questo qui, che vedevamo magari nei videoclip musicali. Se vado ad abbassarlo ulteriormente, guardate cosa succede. Rifaccio play all'interno della mia timeline e la frequenza con cui si ripetono i fotogrammi diminuisce, per cui vedo l'immagine fissa più a lungo. Cosa succede? Tradotto vuol dire che io prendo un fotogramma ed è come se lo duplicassi per n volte a seconda del numero che inserisco qua dentro. Cioè, se io qua scrivo 4, 25 diviso 4 per comodità facciamo 24 diviso 4 fa 6, è come se lo ripetessi 6 volte. E se vado con la freccia del tastierino a vedere all'interno della timeline cosa succede, clicco 1, 2, 3, 4, 5, 6, al settimo dovrebbe cambiare. E infatti notate che qua dove c'è il time code, al 6, fino a 6 ho sempre lo stesso fotogramma, al settimo cambia. 2, 3, 4, 5, 6, settimo cambia e così via. Per cui mi viene questa cosa a scatti che in gergo tecnico si chiama strobo. È la cosa più semplice del mondo, ma è quella che fa sempre la sua bella figura quando la utilizziamo. Direte voi, già finito? Sì, perché è tutto qui, però vi ho svelato un segreto della Madonna, perché comunque utilizzare l'effetto strobo, o se preferite il tempo di posterizzazione, lo potete impostare quanto vi pare, ci permette di avere un grosso impatto, di dare un grosso impatto
visivo ai nostri video e se usato anche con sapienza si possono ottenere dei gran bei risultati, ma non è che posso star qui a spiegarvi tutto. E ricordatevi che la vita non è un film.